Dai. 127 centimetri a Venezia, ma fiumi d'acqua hanno travolto anche i sassi di Matera e, dopo gli acquazzoni, Protezione Civile, operatori del comune e gli stessi cittadini si sono rimboccati le maniche per rimediare ai danni. Da nord a sud, le due città italiane simbolo dell'arte e della cultura sono state piegate dal maltempo. Nella città lagunare, per la sesta volta in 1200 anni, si è allagato il portico della Basilica di San Marco, ma il dato allarmante è che di questi 6 episodi, 3 si sono verificati negli ultimi 20 anni. E la preoccupazione resta alta perché nella notte l'acqua dovrebbe raggiungere i 140 centimetri. Emergenza che puntualmente Venezia deve affrontare quando c'è cattivo tempo e che riapre il dibattito sugli interventi da fare per evitare catastrofi e danni al patrimonio artistico della città. È difficile essere la moda quando si va in giro sotto questa pioggia, scherza una turista, ma vedere Venezia così, dice, è una bella esperienza. L'acqua alta è una grossa e grande attrazione per i turisti. Solo che è un grosso problema per i veneziani, come la nostra casa è a piano terra e dunque ogni volta che l'acqua alta viene su, la nostra casa si bagna. Matera. Oggi le scuole sono rimaste chiuse. Abbiamo affrontato quello che per la Protezione Civile era un'allerta meteo moderata. Possiamo pensare naturalmente a che cosa andremo incontro se le situazioni dovessero essere più catastrofiche. Il breve ma intenso temporale ha creato disagi alla circolazione in tutta la Basilicata. Questa è la situazione delle strade fra Scanzano Ionico e Policoro. La perturbazione riguarda l'intera penisola e si protrarrà fino al weekend. In Calabria si conta una vittima, una senza tetto, uccisa forse dal freddo. Sul litorale ionico imperversano raffiche di vento superiori ai 120 km orari.